Cosa conterrà la collezione Premium Deck Holder di Pokémon Go dedicata a Dragonite V-Star? Come sarà strutturato il primo deck holder che riporterà l'aspetto di una Premier Ball e converrà acquistarla? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. La serie di Pokémon Go, trasposta dal gioco mobile di successo targato Niantic alla realtà attraverso il gioco di carte collezionabili del franchise giapponese, sta giungendo al suo ciclo finale. A chiudere il tutto, infatti, sarà la collezione dedicata ad uno dei Pokémon più iconici del marchio nipponico, ovvero Dragonite, che con le sue varianti V e V-Star vi accompagnerà verso la conclusione di questo arco collezionistico. Prima di iniziare, se volete acquistare i prodotti del vostro gioco di carte preferito o gli accessori che renderanno unica la vostra esperienza ludica, vi consiglio di visitare Fantasia Store, dove troverete un catalogo fornitissimo di prodotti pronti a soddisfare ogni vostra singola richiesta. In descrizione troverete il mio referral link che potrete utilizzare per i vostri acquisti. In più, per ogni acquisto che farete, potrete beneficiare anche di un ulteriore sconto del 5% su ogni carrello ogni volta che vorrete, inserendo il codice CROGIOLO5. Utilizzando il referral link, aiuterete anche il canale a portare sempre nuovi contenuti innovativi che tratteranno argomenti riguardanti i vari GCC. E se effettuerete l'ordine entro mezzogiorno, la consegna sarà a casa vostra in 24-48 ore. Cosa state aspettando? Se cercate i migliori articoli, Fantasia Store sarà la risposta. In più, volevo invitarvi ad iscrivervi al canale, dato che molti di voi guardano i video dell'Arconte del Crogiolo, ma non avete ancora cliccato sul pulsante iscriviti. Pensate che se tutti voi lo faceste ora, potremmo raggiungere oltre i 10.000 utenti, quindi il vostro supporto è fondamentale. Datemi una mano a far crescere la community. Basta un singolo click. Ed ora scopriamo assieme il contenuto della confezione Premium Deck Holder di Pokémon Go dedicata a Dragonite V-Star. Andiamo a dargli un'occhiata. La confezione della collezione si presenterà minimale, con una custodia di cartone a quattro lati a coprirne la scatola principale che ritrarrà a ciascuna l'immagine di Dragonite con il nome della collezione stessa sulla parte frontale. L'immagine della Premier Ball con una lista del contenuto che potrete trovare all'interno del prodotto sulla parte laterale, le informazioni legali di base riguardante la Pokémon Trading Card Game e la Niantic che per l'occasione hanno collaborato assieme sulla parte inferiore, ed una seconda immagine ritraente il drago protagonista di questo articolo con un trafiletto che vi inviterà ad addentrarvi nell'avventura e un'ennesima lista, in questo caso generica, del contenuto presente nella collection. Una volta rimossa la copertura di cartone, potrete avere accesso al corpo principale, che vi darà il benvenuto attraverso grafiche a tema stellare, riproponendo le immagini già presenti sulla confezione di copertura, con l'unica aggiunta ai lati dei loghi del franchise di casa Niantic che riporteranno a chiare lettere le scritte Pokémon Go. Una volta aperta la confezione, potrete ottenere, come già descritto dal testo riportato sulla scatola, un dépliant dedicato al gioco mobile, con riportati su di esso 9 codici pronti per essere riscattati dall'apposita pagina web, una bustina contenente le carte Dragonite V e Dragonite V-Star, con apposito codice da riscattare direttamente sulla piattaforma online ufficiale del gioco di carte collezionabili, 9 bustine di espansione di Pokémon Go, sia per queste ultime che per le due promo di Dragonite ci saranno dei video dedicati sul profilo Instagram e TikTok, quindi seguitemi anche lì per non perdervi questi ultimi contenuti a tema Pokémon, e il pezzo forte dell'intera collezione, ovvero il deck box a forma di Premier Ball. In più, la linguetta di chiusura, nella sua parte interna, ritrarrà la stessa Premier Ball immortalata nell'attimo preciso nel quale ha catturato un Pokémon.
Ora, parlando di questo accessorio davvero unico nel suo genere, esploriamone i pro e i contro per verificarne la reale convenienza in termini di acquisto. Il Deck Box si presenterà esattamente come una riproduzione fedele nel minimo particolare della Premier Ball, bianca, con una circonferenza rossa a dividerne la parte superiore da quella inferiore, che andrà in modo uniforme a culminare verso la zona dell'apertura canonica di una Pokéball. Per accedere all'interno dell'accessorio bisognerà imprimere una leggera forza per separare le parti superiore ed inferiore, dove ci sarà un alloggio dedicato a contenere un solo deck da 60 carte monobustina. Il compartimento avrà uno spazio utile che permetterà una presa salda dello stesso durante l'estrazione. La presenza di un ulteriore spazio al di sotto dell'alloggio dedicato al deck vi consentirà di portare con voi gettoni GX e O V-Star assieme ai token tradizionali e monete utili da utilizzare durante un match. Ciò che non potrà essere presente per mancanza di spazio saranno invece i dadi per segnalare eventuali danni sui Pokémon in campo. O meglio, i dadi potranno essere trasportati senza problemi, ma dovrete comunque scendere a compromessi, o i dadi o i token vari. Ho provato in ogni modo a farci entrare sia gli uni che gli altri, ma con scarsi risultati, quindi ponderate bene la scelta. Torniamo a noi. Una volta inserito comunque tutto il necessario di cui avrete bisogno all'interno del deck box, ricongiungendo le due parti, una chiusura a pressione unirà le due metà attraverso quattro perni che andranno ad incastrarsi all'interno di altrettante fessure dalla forma esagonale. Questo sistema non permetterà al contenuto di fuoriuscire a causa di strattoni, mentre se si parlerà di cadute accidentali, la vedo meno sicura come situazione. Si parla comunque e sempre di una struttura cava al suo interno, che quindi non potrà mai sostenere delle pressioni esterne dovute a compressioni o urti provenienti da qualsivoglia fonte. Anche l'apertura, francamente, me l'aspettavo diversa. Una cosa del tipo clic. Sarebbe stato fantastico se davvero fosse stato così. D'altronde una cerniera a molla, qualsiasi cosa che avesse permesso un movimento a scrigno, sarebbe stato l'ideale per dare un tocco in più a questo accessorio, che personalmente non ho proprio ben compreso a quale pubblico sia rivolto. Se si parla dei collezionisti, sì, beh, sicuramente è un bellissimo complemento d'arredo, avendo anche una base nella parte inferiore che ne consentirà un posizionamento agevolato e stabile, mentre se si parla dei giocatori del TCG, c'è poco spazio per poter portare con sé tutto quello di cui un appassionato ha bisogno. Mi aspettavo di più, non lo nascondo, e personalmente non credo utilizzerò mai questo accessorio per partecipare a tornei organizzati sul territorio nazionale e regionale. Nonostante la poca praticità, lo reputo comunque un bellissimo oggetto e mi scoccerebbe non poco vederlo distrutto a causa di distrazioni che durante un evento potrebbero capitare. Ma per togliere ogni indugio a voi che guardate, vediamo nel dettaglio attraverso una piccola analisi economica a quanto ammonterà il costo di questo deck box, assieme ovviamente a tutto il resto incluso nella confezione della collezione Dragonite V-Star. La collection avrà un costo indicativo di 65€ per la versione inglese e 75€ per la versione italiana. Al suo interno si potranno trovare 9 bustine da espansione dal costo indicativo di 7€ ciascuna per un totale di 63€ e due carte promo di Dragonite V e V-Star con un prezzo medio di mercato tendente sui 4,50€ cada uno, per un totale di 9€ per un complessivo massimo di 72€ per la versione inglese. Per quella italiana dovremo aspettare ancora, dato che la data di pubblicazione avverrà intorno alla metà di novembre 2022, ma insomma, siamo là. Quindi il costo del deck box, una volta tratte le somme, sarà pari ad un valore negativo,
e quindi non sarà per quanto possibile assegnargli un prezzo vero e proprio. Anche se già da un bel periodo, se si fa un giro su eBay ad esempio, la community ha stabilito un prezzo dal canto suo, che andrà dai 10 ai 20 euro più spese di spedizione, dipenderà poi sempre dal venditore. Quindi, alla luce di tutto ciò, converrà acquistare la collezione Premier Deck Holder di Pokémon Go dedicata a Dragonite V-Star? La risposta è: se siete collezionisti e vorrete avere un ennesimo accessorio che andrà ad arricchire il vostro già ricco repertorio di articoli a tema Pokémon, sì! Da come abbiamo visto, una volta acquistata si andranno a pagare solamente le bustine di espansione e le carte promo, ricevendo praticamente in regalo la Premier Ball. Se invece sarete dei giocatori, anche in questo caso bisognerà fare delle distinzioni. Veterani? Sì e no. In che senso? La risposta sarà dettata dalla vostra necessità. Di sicuro il deck box non sarà un prodotto adatto al trambusto presente in un torneo e a forza di portarvelo dietro andrete a rischiare che inevitabilmente qualche segno di usura e rottura presto o tardi farà la sua comparsa. Se invece oltre che ad essere giocatori avrete anche quella vena collezionistica che tanto basterà da far di voi degli appassionati di entrambi i filoni di pensiero, sì, le motivazioni in questo caso saranno quelle già descritte in precedenza. Se invece sarete degli allenatori in erba che si troveranno alle prime armi con le dinamiche del TCG, la risposta sarà assolutamente no. Ci saranno accessori lì fuori, vedasi il nuovo Boulder and Trey della Ultimate Guard, che tratteremo presto in un video dedicato, che vi faranno risparmiare denaro che potrete destinare all'acquisto quindi di carte necessarie per rafforzare il vostro deck. Sicuramente questa sarà una collezione storica, dato che in essa conterrà un accessorio che magari con il passare del tempo acquisirà un valore vintage non da poco, ma come abbiamo visto, essendo praticamente una nuova uscita, non se ne parlerà prima del passare di un decennio, anno più, anno meno. In descrizione comunque vi lascerò tutti i link per gli acquisti, sia per la collection in versione inglese che italiana, così che potrete incontrare Dragonite nelle sue due versioni alternative. E voi farete catturare il vostro deck dalla Premier Ball contenuta nella collection che abbiamo trattato quest'oggi? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.